mi viene a piedi il caffè a casa mia e mi fa: mio fratello l'ho visto troppo strano stamani. Giacomo Pouchet doveva intuito che il fratello aveva qualcosa di strano, ma mai avrebbe pensato di essere la vittima di quei turbamenti. E così, nelle scorse ore, ad Oste di Montemurlo, Maurizio Pouchet, 60 anni, avrebbe ucciso il fratello Giacomo e poi si sarebbe tolto la vita. Fratricidio-suicidio, insomma, con tanto di premeditazione, avendo in mano una pistola Beretta regolarmente detenuta a caricatore pieno. Io sono rimasto ancora male, guarda. Sto ancora tremando. È la mia amica, viene tutti i giorni a pia il caffè. I due fratelli, con una vita di dissidi, si erano comunque ritrovati negli ultimi tempi e proprio mercoledì scorso avevano fatto un aperitivo insieme. Si sono incontrati mercoledì ai bar qui a Gavacchino, qui a Oste. L'ha visto un po' giusto, fratello, quello che gli ha sparato. Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. Il fratello maggiore, infatti, avrebbe aspettato il ritorno a casa del minore, nascondendosi nel buio delle scale. Quando Giacomo Pusceddu è tornato a casa, il maggiore avrebbe esploso due colpi che avrebbero colpito la vittima ad una spalla e alla testa, proprio mentre stava per aprire la porta del suo appartamento. L'assassino, poi, avrebbe rivolto l'arma contro se stesso e si sarebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa. Ah, ma quello è da quando si è lasciato con la moglie, se comportava male. Ancora ignoti i motivi dell'agguato, benché i rapporti tra i due fossero molto tesi. Non andavano tanto d'accordo, erano litigate, poi ritornate, si hanno fatto amico di nuovo. E l'amico fraterno di Giacomo, sentito il trambusto, gli ha inviato un WhatsApp. E per sapere qualche cosa ho telefonato a lui. No, se l'hanno A sparato. Giacomo. Non mi risponde. Gli ho mandato anche un WhatsApp. Niente da fare, che è successo? Sarà stanco, sa, ha fatto la nottata, poi l'ha fatta di sera, non può rispondere. Io ho pensato a quella maniera. Poi è successo tutto questo. Ma il signor Giacomo a quel messaggio non ha mai risposto.